Ciao, sono Paolo di Backpacko e oggi una novità da parte di Olight. Innanzitutto vi do il benvenuto al nuovo studio, tutto dedicato un po' alla nostra officina. Ci faremo manutenzione sulle armi da fuoco, coltelli, equipaggiamento, modifiche, un sacco di cose divertentissime. Oggi stranamente un unboxing. Voglio coinvolgervi un po' in un test che faremo insieme ed è più o meno quello che avviene sempre quando un nuovo prodotto si approccia al catalogo di Backpacko. Olight è un marchio che noi già trattiamo, siamo felici di averlo con tutte le sue torce sotto canna, le torce per armi da fuoco. Per la prima volta questo marchio produce una mira a punto rosso con delle idee davvero stuzzicanti, tra poco ce le guardiamo insieme. Quando un nuovo prodotto arriva a bussare alle porte di Backpacko, io mi occupo di testarlo. I test sono fondamentali, imparo tantissimo sui prodotti stessi, posso rapportarmi con i produttori e spiegargli cosa ha funzionato, cosa no, ma soprattutto questo mi rende in grado di consigliare a voi il miglior prodotto per le vostre esigenze e, diciamolo, anche di tenerci un po' al sicuro da certi prodotti che sul catalogo di Backpacko non arriveranno mai in quanto non superano i test. Dunque, cosa abbiamo qui davanti? Una mira per pistole, una mira a punto rosso. Continuo a dire per pistola, ma non è corretto. Mire di questo tipo, con eventuali adattatori e alzatine, possono essere montate e godute tranquillamente su carabine, su fucili a pompa, eccetera. Quindi per il momento limitiamoci a dire che è una mira a punto rosso, e neanche questo è correttissimo perché Olight, così si chiama il nuovo prodotto, esce in due versioni, arriverà in due versioni anche su Backpacko, se supera i test in poligono è chiaro, arriverà in due versioni, una è rossa e una è verde. Il punto rosso è molto apprezzato durante le operazioni notturne, mentre durante il giorno il punto verde sembra essere quello più gettonato. Ora abbiamo qui al banco di prova di Backpacko un punto rosso, un Olight rosso, uno dei primi in Italia, ci mancherebbe. Come possiamo provarlo? Come possiamo parlarne? Facciamo un unboxing, ovviamente. Ma prima dobbiamo dare qualche regola di sicurezza. Eh sì, perché tra poco lo monteremo sulla mia pistola, se trovo l'adattatore, ma questa è un'altra storia, e lo prepareremo per il test. Dunque stiamo per mettere mano alle armi e quindi sono necessarie delle regole di sicurezza. Le armi da fuoco sono un argomento che mi appassiona tantissimo e che studio sempre con piacere. Tuttavia non sono un esperto, resto un appassionato. Condivido volentieri con voi quello che so, quello che imparo grazie ai produttori, grazie allo scambio che ho con gli esperti del settore, però mi raccomando, lasciatemi nel mio settore di competenza, resto un appassionato. Certo, ho la fortuna di avere tanti amici, professionisti, operatori, istruttori che mi aiutano tutti i giorni a capire meglio questi prodotti e anche ovviamente a valutarli e ad inserirli nel catalogo nel modo opportuno. Quindi questo mi dà anche modo di imparare tantissimo ogni giorno. Tra l'altro credo davvero sia importantissimo imparare a fare manutenzione dei propri strumenti, siano essi zaini, coltelli, armi da fuoco, quello che compriamo, quello che portiamo in casa che ci può servire in situazioni più o meno serie, più o meno emergenza, dobbiamo imparare a capire come trattarlo e come metterci le mani. Non bisogna per forza avere un'officina dedicata, anche se ammettiamolo, è bellissimo. L'importante è avere tutto l'equipaggiamento che ci serve, perché gli attrezzi giusti sono fondamentali, ne parleremo, e poter attrezzare una zona tranquilla quando serve. Anche il soggiorno, anche il tavolo della cucina va benissimo, si attrezza, si fa quello che si deve fare, poi si mette tutto via e abbiamo comunque lavorato in tranquillità. Ovviamente dipende sempre dalle lavorazioni che vogliamo fare, la pulizia è un discorso, il cambio di una canna su una carabina un altro, ma sarà questo di cui ci occuperemo nelle prossime puntate. E adesso le regole di sicurezza, non voglio mai glissare su questo punto che è davvero importantissimo.
Gli incidenti possono capitare, ma se capitano con le armi da fuoco, di solito sono problemi serissimi. Quindi mi raccomando, teniamo a mente delle semplici regole che ci permettono di lavorare con serenità. Una cosa davvero importantissima, quando lavoriamo con le armi da fuoco, la prima cosa che dobbiamo chiaramente accertarci di fare è verificare che siano scariche. Come farlo dipende dal modello di arma che abbiamo, quindi farvi vedere come si verifica sulla mia pistola che è scarica, è vero, vale per tanti tipi di pistole, ma è diverso ad esempio da quello che può succedere su un revolver o su una carabina. Quindi rimaniamo sul pezzo, rimaniamo concentrati. Appena la prendo, la metto sul tavolo, verifico che sia effettivamente scarica. Lo faccio estraendo il caricatore. Ok, considerando sempre l'arma carica e quindi non puntandola mai verso qualcosa a cui non voglio sparare, ed è ovvio che in casa non voglio sparare per niente, però resta il fatto che potrebbero passare dei familiari mentre noi stiamo lì a pulire l'arma, quindi mi raccomando, sistemiamo immediatamente il caricatore fuori dall'arma. Il dito non deve mai entrare nel ponticello qui, nel grilletto. Il dito rimane sempre rigorosamente fuori. Per quanto mi riguarda, in casa il dito va sul grilletto solo se sto facendo degli allenamenti e quindi mai durante le operazioni preliminari di pulizia e di sicurezza, ci mancherebbe altro. In effetti ora abbiamo preso un'arma, è chiaro, è la nostra, è chiaro, l'abbiamo presa dalla cassaforte e lo sappiamo che è scarica, ma con sappiamo che è scarica non arriviamo da nessuna parte, dobbiamo verificare che l'arma è scarica. Per farlo posso tranquillamente tirare indietro il carrello, bloccarlo con l'hold open e controllare, ora io riesco a vederlo in un certo modo, forse anche voi, voglio fare un po' di luce, ecco, controllare che nella camera di cartuccia, che sarebbe questa zona qui, la prima zona della canna dopo la rampa di alimentazione, beh, questa zona qui non ci sono cartucce, ok? Chiedo scusa a quelli più esperti tra di voi che magari conoscono già queste procedure, però sapete quanto è importante farlo bene e quanto è importante essere sicuri. Controllo anche bene che non ci sia niente dove prima alloggiava il caricatore, cerco sempre di farlo vedere a voi, io ovviamente l'ho controllato due o tre volte prima. In questo momento posso di nuovo rilasciare il carrello e sì, scaricare questa volta l'arma in una direzione sempre sicura. Poi vi dico un'altra mia regola, un altro paio di mie regole che riguardano la gestione delle armi da fuoco in casa. Sono le mie personali, non pretendo che siano buone per tutti, però ve le dico perché sono importanti per me. Beh, una è: anche se fa caldo, anche se hai voglia, mai abbinare alcol e armi da fuoco. Quindi sì, ho lì la mia bibita e acqua frizzante, mai birra o alcol durante la manutenzione o la gestione delle armi da fuoco. Potrebbe sfuggirci quel particolare. Quando si dice massima attenzione, sappiamo che se beviamo qualcosa la massima attenzione un poco cala. Ecco, questo noi non ce lo possiamo permettere in questo momento. Lei è protagonista di tutta la nostra attenzione. Altra regola per me davvero molto importante è lavorare sull'arma in condizioni di serenità. Non di fretta, non di corsa, non la notte prima di andare a letto che sono morto. Insomma, cerchiamo di metterci al banchetto per lavorare sulla nostra arma con la massima serenità e tranquillità. Questo vale per due cose, certo vale per la sicurezza che è importante, ma ci aiuta anche a non fare dei danni, perché capita spessissimo che uno si mette nervoso, comincia a fare leva, prende il piede di porco e rovina tutto. L'ultima regola di backpack per la sicurezza della gestione delle armi da fuoco, per la pulizia e la manutenzione in casa, più o meno ovunque a dire il vero, è che se sul banco c'è la pistola, se stiamo lavorando sulla pistola, non ci sono munizioni. Stiamo lavorando sull'arma, le munizioni non ci sono, restano nel cassetto.
Se stiamo invece ricaricando o lavorando sulle munizioni per qualsivoglia ragione, magari le stiamo provando nel nostro sistema di calibro, magari le stiamo testando, le stiamo, che ne so, quello che vi pare, se stiamo lavorando sulle munizioni, allora non ci devono essere le armi. È semplice, no? O una cosa o l'altra. E vedrete che in questo modo incidenti con le armi da fuoco, se ci pensate, non ne possono capitare, proprio perché teniamo separati i due componenti fondamentali dei guai, arma più cartuccia, ok? Perfetto così. Ma veniamo anche alla sicurezza della nostra persona. Dobbiamo proteggerci quando lavoriamo con le armi, perché? Per un sacco di ragioni. Sono piene di molle cariche che possono schizzare, possono ferirci e soprattutto usiamo degli agenti chimici abbastanza irritanti e pericolosi e li spruzziamo, cioè li possiamo con gli spazzolini tirare negli occhi. Insomma, dobbiamo trattare con attenzione anche quello che facciamo noi, la nostra persona. Cosa faccio io per rimanere sul sicuro? Prima di tutto, occhiali protettivi. Li state vedendo passare a schermo, questi sono i Detection. Metto la lente trasparente, qualsiasi tipo di occhiali avete, con lente trasparente che vi garantisca, ecco, la protezione, una bella protezione di tutto, mi raccomando, di tutto l'arco visivo, non soltanto degli occhietti che poi di lato ci facciamo male. E poi parleremo di come proteggerci, non è il caso oggi perché stiamo per montare un'ottica, ma può essere davvero importante, anzi lo è, proteggerci durante le operazioni di pulizia, le manine, eventualmente le vie respiratorie lavorando in zone ben ventilate e le orecchie. Le orecchie, se dobbiamo lavorare con macchinari, fare robe strane, beh, le orecchie ci farà piacere proteggerle. Intanto, per oggi, l'unica protezione che mi serve è quella degli occhi. Potrebbe capitare, in realtà neanche tanto, però questa è proprio un'abitudine, no? Prendo e metto gli occhialetti, così lavoro e non mi faccio male. Cosa ci serve per montare l'ottica Red Dot o Sight sulla nostra pistola dipende da quello che troviamo in confezione. Per questo, senza perderci ancora in chiacchiere, facciamo un bel unboxing. Allora, il packaging di Olight è chiaramente top di gamma, non credo ci siano tanti produttori più bravi di Olight a fare il packaging. Cosa troviamo? Ecco, mettiamola dritta. Ora, da questa parte c'è un bel invito a tirare via il cartellino, grazie per far parte della famiglia di Olight, dice, il tuo supporto è il motivo per cui facciamo questo, divertiti, goditi insomma il tuo nuovo giocattolo, team di Olight. Troviamo ovviamente la mira vera e propria, questa è l'ottica, tra poco la guardiamo nei dettagli, e il coperchietto, che è quello che ha fatto tanto discutere, sì, il sacchetto di protezione, il coperchietto che ha fatto tanto discutere, che si posiziona sopra l'ottica e garantisce anche la ricarica e la sua basetta di ricarica, ma tra poco lo vediamo. Tiro via l'imballaggio, un manuale di istruzioni. Allora, per quanto riguarda il manuale di istruzioni, mi raccomando, è fondamentale. Questi accrocchetti qui sembrano semplicissimi, premo, miro e sparo, ma ci devi arrivare, vanno regolati, vanno installati e quindi ci serve il manuale di istruzioni. Rimuoviamo adesso i tre pacchettini che abbiamo all'interno. Da una parte c'è un sacchetto per il trasporto e una pezzuola marchiata Olight per la pulizia. Le mettiamo da parte, ora noi monteremo direttamente l'ottica sopra la pistola, quindi non ci servono, ma è buono averli per conservarla, eccetera. Poi abbiamo una buona dotazione di viti. Che tipo di viti abbiamo? Ok, ve lo faccio vedere un attimo in camera se ci riesco. C'è questa bellissima cassettina che tra l'altro è modulare, quindi posso portarmi solo quella che voglio, e ci sono ben viti da M3,5, che sono proprio quelle
che monta la mia APX M4 440 6,32 le misure imperiali. Allora, ne abbiamo tre per ogni tipologia, sono viti Torx, due ci servono e una è di riserva, quindi ottimo questo kit. Ragazzi, avere a disposizione le viti quando dovete montare un'ottica è super fondamentale. Non pensate di andare in ferramenta e trovare delle viti che facciano il caso vostro. Io ho dovuto rifarle arrivare da Beretta le viti che mi servivano per la PX. Poi un cavetto di ricarica USB-C, perché USB-C è questa piccola basetta batteria power bank. Ah, è fondamentale, si era infilato qui sotto un cacciavitino in polimero che ci servirà per la regolazione dell'ottica stessa e probabilmente anche per le prime fasi di installazione. Allora, cosa troviamo nella confezione? L'abbiamo visto. Esiste anche questo accessorietto che ci tornerà utilissimo, è venduto a parte, però per molti sarà fondamentale, ed è un adattatore con le sue vitine per la slitta Picatinny, è un mount per la slitta Picatinny. Quindi se avete una carabina, volete montarlo su una carabina o su un fucile a pompa o diversamente, beh, non dovete fare altro che montarlo in questo modo, serrare le viti e via a sparare. Ovviamente poi faremo anche delle prove. Gli stress test su un punto rosso sono abbastanza importanti, dipende, è chiaro, dalla destinazione poi del prodotto, ma ne parleremo sul campo di questa cosa qui. Intanto montiamolo, dai. Per montarlo sulla pistola che ho qui, sulla Beretta APX, ho bisogno di un adattatore. Stavo quasi dimenticando di farvelo vedere un attimo, ed eccolo qui, l'ho messo in carica anche lui un attimino. Cosa abbiamo? Un red dot con un coperchietto magnetico che fa anche da riserva di ricarica e ricarica batteria. Questo è un power bank, ok? Noi ricarichiamo il coperchietto che a sua volta, appena inserito, ricarica il red dot. Ed è fantastico. 50.000 ore di autonomia, ed è comodissimo il fatto che cliccando questo pulsantino io riesco a capire quanta batteria mi rimane, e il fatto che sta lampeggiando qui la batteria significa che lo sta ricaricando. Insomma, ho quasi il 100% di ricarica sul mio punto rosso. Chissà se si vede, sì, si vede. Se faccio la stessa operazione solo sulla base, aspetto che si spenga, mi dà quanta è la carica residua, cioè quasi metà. E andiamo al pezzo forte, il red dot vero e proprio, anche se a fare il pezzo forte di questo progetto è sicuramente la combinazione di red dot e cover. Quando acquistate un red dot, più o meno di qualsiasi marchio, vi danno anche una cover. Una cover è molto comoda durante le operazioni di pulizia per proteggere la lente, e anche se ne fate un porto in fondina durante l'attività sportiva, di sicuro vi farà comodo tenere il coperchietto per lasciare la lente pulita. In questo modo riusciamo anche a ricaricarla nel frattempo. La base si ricarica con USB-C e si collega al dot tramite un, è forte, c'è un bel magnete, che però collegando due pin placcati d'oro, sono tre, forse si vedono, forse no, vediamo se riesco a farveli vedere con la magica lucetta, eccoli qui, questi pin dorati sono quelli che si collegano al connettore magnetico e quindi avviano la ricarica. Ok, quindi per ricaricare il red dot abbiamo bisogno del suo coperchietto. Allora, vi ricordo che per montare l'ottica sulla pistola è necessario che questa sia predisposta con un alloggiamento, una fresatura che vediamo qui sulla PX Optic Ready, come si dice oggi, oppure ci sono anche degli adattatori, togliendo la mira a coda di rondine, magari vediamo un giorno come si fa, posso inserire una
slitta che poi mi permette di agganciare l'ottica sopra in questo modo. Allora, cosa guardare in un red dot in generale per non impazzire? È molto importante, molto utile cercare di capire il footprint o comunque l'impronta che ha, perché non sono tutte uguali, ok? Non sono tutte uguali e se non abbiamo i giusti adattatori o la giusta predisposizione, poi dobbiamo comprarli a parte e questo è un casino. Per fortuna questo Deolite è il Trigicom, credo, che va praticamente un po' su tutto e se acquistate una pistola fatta bene con la sua fresatura, vi danno anche un kit di adattatori per diversi tipi di unità. Una caratteristica molto importante di questo Red Dot è che possiamo lasciarlo in stand-by, ha una funzione che si chiama Shake Awake, cioè lo lascio ad esempio nel comodino, lui si spegne e quando ne ho bisogno la afferro direttamente l'arma e si accende con me. Non dovrò cercare pulsantini e attivarlo manualmente. Quindi pronto all'azione quando serve. Vabbè, gli occhiali li mettiamo tra poco, che mi sento strano a parlare con voi con gli occhiali. E un'altra caratteristica da tenere sempre in considerazione quando acquistiamo un sistema di mira è la precisione. La precisione viene calcolata con diversi metodi. Quello dichiarato da Olight è con i MOA. Questi MOA sono Minute of Angle o minuto d'angolo. Ah, mettono un po' di confusione, bisogna chiarirle quindi. Se io riesco a centrare un'area, un cerchietto grande quanto un pollice americano, un pollice imperiale, e quindi 2,54 centimetri, se riesco a sparare all'interno di quel cerchietto ad una distanza di 100 yard, cioè 91 metri e 44, una cosa del genere, facciamo 100 metri, vabbè? Per capirci, un attimo, per capirci. Se riesco a sparare all'interno di quel cerchietto, ho la precisione di un MOA. Ok? E questo è un rapporto tra la precisione del tiro e la distanza. Quindi se Olight ci dice che quest'ottica è nativamente precisa a 3 MOA, sappiamo che nella distanza di 91 metri e 44, 100 yard, puntando un punto preciso del nostro bersaglio, e tolto quello che è l'errore del tiratore, quindi immaginiamo la pistola in una morsa, immaginiamola puntata per bene con il suo punto rosso su un punto, questo ha l'area coperta sarà di 3 pollici. Ok? Lui ci garantisce una precisione di 3 pollici. Poi non significa che siamo in grado di farlo, perché 3 pollici sono 7 centimetri e mezzo. Sfido io chiunque a prendere una pistola in mano e a 100 metri prendere 7 centimetri e mezzo. È quello che è in grado di fare il dispositivo. Tutto quello che aggiunge il tiratore, strappi, posizioni e ansie e tutto il resto, ovviamente rimane responsabilità del tiratore. Ma le ottiche danno questo dato qui, i produttori delle ottiche lo danno. Ed è importante da capire perché ci dà anche un indice un po' della qualità, ci aiuta a fare dei confronti. In ambito pistola questo è importante? Ah, bella domanda. Direi sì e no. Certo, è importante, più è precisa l'ottica, più siamo precisi noi, ma di fatto noi tareremo la precisione di quest'ottica su una distanza di 10 metri, ok? 10 metri sono una buona distanza sia per le situazioni di operative da difesa che per le situazioni, diciamo, di sport, ok? Poi è ovvio che ci potremmo trovare ad effettuare dei tiri a 15 metri, così come a 5 metri, però noi dobbiamo avere una media di quello che è il nostro solito raggio di ingaggio, diciamola pure in questo modo. Quindi spero che i MOA siano abbastanza chiari, ma ci torneremo, perché voglio, magari con l'aiuto di qualche grafica, riuscire a capire meglio insieme a voi che significano, come funzionano e quanto influiscono poi sul costo degli accessori che compriamo. Sul punto rosso i MOA sono davvero importanti perché
è un sistema di mira molto intuitivo. Se tarato bene, dove vedo il punto rosso arriverà il proiettile, ok? Dove vedo il punto rosso sparo e lì arriva il proiettile. Quindi anche in situazioni di stress, sotto pressione, dove l'interpretazione di una mira classica non è poi così immediata, io potrei avere il vantaggio, l'immediatezza di prendere e sparare. Questo è uno dei motivi per cui anche negli Stati Uniti si stanno diffondendo tantissimo anche nel porto occulto, perché io posso avere bisogno di impugnare subito la pistola, vedo e sparo. Ma non fraintendete, questo non significa che metto il red dot e ho risolto. Bisognerà sempre impugnare bene l'arma, bisognerà sempre prendere la mira e bisognerà allenarsi tantissimo per arrivare in puntamento all'altezza giusta e travisare il bersaglio attraverso l'ottica. Che cosa ha di magico un red dot? Vediamo se lo riesco un po' ad accendere. Ok, ora lo vedete gigantesco, perché ovviamente la fotocamera amplifica, ma non è così grosso, è giusto. Quando io imparo a travisare il bersaglio attraverso il mio red dot, ho una un'intuizione della mira molto più immediata, ma non è banale arrivare immediatamente a puntare col red dot. Nello specifico, lo Sight ci offre anche una bellissima finestra. A differenza di molti altri red dot, è una finestra alta. E questo è importante, questo ci torna utile. Quando noi esplodiamo dei colpi, tenderemo ovviamente a subire il rinculo e ad avere questo movimento in elevazione. Una finestra alta sul red dot ci permette di tenere in mira, o di rientrare più velocemente in mira sull'asse verticale, perché l'asse orizzontale, ok, noi la terremo bene, se sappiamo sparare la teniamo. L'asse verticale è impossibile da tenere, dovremo comunque esplodere dei colpi e subire il rinculo. Ritorniamo subito in mira grazie ad una finestra alta. Questo non è poco. Poi è bello tosto, come si conviene ad un red dot di nuova generazione. È costruito in alluminio 70-76 T6, ok? E può sopportare ovviamente maltrattamamenti e colpi pesanti, ed è pure impermeabile. Alcuni red dot sono aperti sotto e hanno una guarnizione che può subire diversi guai. Questo è tutto sigillato, si ricarica senza connettori e senza niente, quindi è perfettamente impermeabile. Qui sotto, tra i due pulsantini, forse si vede, eccolo qui, si accende un LED che ci indica un po' la percentuale di carica del red dot quando è montato sulla pistola. Se è verde sto tranquillo, ovviamente. E aggiungo un altro argomento importantissimo, non solo per lo Sight, per questo nuovo red dot, ma un po' per tutti: la regolazione della luminosità. Possiamo effettuarla manualmente, spesso lo faremo, ma è davvero importante che sia in grado il dispositivo di interpretare l'illuminazione della scena e quindi di reagire di conseguenza. Se mi trovo al buio, che tu mi spari un punto rosso negli occhi ad un'alta intensità mi dà solo fastidio. Ok, quindi si deve adattare. Come fa? Lo fa con un sensore di luminosità montato sul davanti, in grado di percepire la luminosità ambientale e reagisce di conseguenza. Allora, mi sono dovuto un po' adattare in attesa che arrivi il nuovo bancone della zona Tac Pacco, quindi beh, ci adattiamo un po', che non fa mai male. Che cosa vi serve in sostanza per montare un red dot? Allora, io preferisco tantissimo lavorare su una morsa, bella questa, eh? Vabbè, spoiler, arriva tutto su Backpacko. Preferisco lavorare su una morsa, è davvero molto comodo per me, perché mi permette di fermare delle parti dell'arma che sono magari irregolari, come il carrello.
Ovviamente c'è chi rimuove il carrello, c'è chi blocca la pistola in qualche modo, insomma ragazzi, dobbiamo avere una posizione solida e sicura per la gestione dei nostri componenti. Per quale motivo? Ma mi sembra logico, perché se non facciamo così, sbaglieremo qualcosa, spanneremo qualche vite e fidatevi, ci sono passato proprio la settimana scorsa. Allora, smontiamo il carrello, questo è il sistema che uso io, non dovete farlo per forza, però vedete che se smonto il carrello ho l'asta guidamolla e la molla che mi darebbero non pochi grattacapi in questa posizione, no? Allora cosa faccio? Monto sulla morsa delle ganasce, così si chiamano quelle della morsa, vabbè, monto degli adattatori morbidi, così non rovino il carrello e lo tengo ben fermo. Ovviamente cerco anche di stare in piano, mi assicuro che sia tutto sufficientemente fermo. Cos'altro mi serve? Allora, la viteria ce la fornisce Olight nel kit, c'è anche nella viteria il frenafiletti già installato. Si dovrebbe vedere questo puntino blu, è una dose di frenafiletti. Il blu solitamente, non è scontato, ma solitamente rappresenta quello temporaneo che è quello che ci interessa. Il rosso è invece quello permanente. Non lo useremo quasi mai questo permanente, ok? Useremo sempre il blu perché per noi è sempre un continuo cambiare, provare, giocare, testare e quindi vogliamo essere in grado di rimuovere gli accessori, ma allo stesso tempo non li vogliamo perdere in poligono mentre ci giochiamo. Potrei metterne un po' di più. Se non fossi un'ottica dedicata ai test che farò domenica, ne metterei sicuramente un po' di più. Però non è il caso, visto che faremo delle prove e cambieremo anche l'arma su cui è installata. Di cos'altro ho bisogno? Di inserti di qualità, di sistemi di qualità per gestire ovviamente le viti. Non risparmiate sugli utensili che userete per la gestione della viteria delle vostre armi da fuoco o in generale. Sono dei grattacapi, quando poi non funziona è un casino. Quindi devo capire cosa mi serve. Un'altra cosa che è fondamentale nell'installazione delle ottiche è un cacciavitino dinamometrico. Deve essere qualcosa di piccolo, ok? In grado di gestire piccole coppie di serraggio. E solitamente i manuali di istruzione riportano le coppie di serraggio in unità imperiali. Quindi invece di Newton metro, come siamo abituati magari da questa parte dell'Atlantico, diremo pollici libra o piedi libra. E se ecco, a noi serve pollici libra, inch libra. Pollici sono più piccoli dei piedi, che sono circa 33 centimetri. Quindi rassicuratevi di avere uno strumento adeguato come questo Wheeler, che se vi piace sta per arrivare proprio sul backpacco. Importantissimo, non usate mai gli accessori dinamometrici, gli utensili dinamometrici per svitare, ok? Per svitare useremo degli attrezzi semplici, come una chiavettina esagonale da 2 mm, io lo so. E ci sto attento. Se voi non sapete, ecco, vediamo se riesco a dare un po' più di luce in questo modo. Quello che vi suggerisco di fare con estrema attenzione è assicurarvi che la chiave sia quella giusta, ok? Non fidatevi dell'apparenza, non fidatevi dell'istinto, ma guardate attentamente con una torcia che la chiave sia perfettamente dove deve. Potrebbe essere che il frenafiletti che avete messo un tempo si è ormai così fossilizzato nella vostra viteria che non è più facile rimuoverlo con la semplice forza della chiave. E questo ci potrebbe portare a spanare la vite, la testa della vite, l'impronta, oppure peggio ancora a spaccare la vite. Sono due situazioni che vorrete evitare, fidatevi. Quindi come facciamo a salvare il culo in questo caso? Spero
sistemo per bene la mia chiavetta, questo è come faccio io, non uso cacciaviti con leve strane, perché la leva strana mi porta a forzare male e a spanare. Mi è successo tante volte e non uso nemmeno strumentini a cricchetto, perché di nuovo non sento bene la forza. Io preferisco proprio la chiavetta semplice. Uso il lato lungo, la tengo ben dritta con una manina e inizio a girare. Se la vite non collabora, se la vite non, queste collaborano, lo so perché la smonto sempre, se la vite non collabora vi basterà un po' di fuoco, ma attenzione, anche con un accendino, ma attenzione che in diversi carrelli, come proprio in questo della APX, ci sono dei componenti in plastica, come l'asta guida molla del percussore. E noi non vorremmo in assoluto andare a sciogliere, a squagliare la nostra astina guida molla. Vabbè, per farla breve, controllando che tutto funzioni, mano a mano che giro, devo vedere che anche la vite gira, altrimenti se vedo che gira soltanto il cacciavite o lo strumento è un brutto segno, e poi quando ho liberato la vite posso chiaramente fare ecco come voglio. Ecco, magari uso questo un po' più lungo, ma solo per farvi vedere un po'. Ok, cosa abbiamo qui del vecchio frenafiletti? Lo vedete? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì che si vede. Ah, per non perdere le viterelle, io me le sistemo tutte, ce l'ho apposta, vediamo se riesco a ricordarmi come si apre. Ecco qui nel nuovo tappetino antiguai, questo è un tappetino antiguai. Mi metto le viterelle qui e rimangono in salvo. Ecco, vi ripeto di nuovo, il motivo per cui non comincio con questo è perché vedete quanta forza, quanta leva ho? È molto probabile che facendo forza io scazzi malamente, per essere tecnici. E allora preferisco avere il controllo. Punto bene la mia leva, la tengo in asse e poi inizio a girare. E il motivo per cui sono così prudente in questi frangenti è che, cari ragazzi, ci sono ovviamente passato e ho combinato un bel guaio dovendo agire poi con trapano e estrattore. Poi non ho fatto il video perché stavo perdendo la pazienza. Ecco qui il frenafiletti, adesso perdevo anche la vite, la mettiamo a posto. Questa è la piastrina che copre la fresatura. Attenzione, quello che trovate sotto dipende dalla vostra arma. Qui abbiamo un rialzo che va, vediamo se si vede, ecco, salviamo un attimo la molla della sicura al percussore, che questa è quella che perdo ogni volta che faccio qualcosa. Vediamo se si vede, diciamo no, non si vede. Questa è la sicura al percussore e quindi dobbiamo stare attenti anche a tutto quello che ci piacerebbe aggiungere a questo sistema, come altro frenafiletti, eccetera. Allora, che facciamo qui? Ma passiamo un po' di pezzetta giusto per. Ma tanto questo è tutto sporco autentico che rimane, e lo lasceremo per oggi che non ho tanto tempo. Va bene, risistemiamo la molla e ora dobbiamo capire quale tra le piastrine adattatori che ci ha fornito Beretta con la nostra PX funziona. Allora, io vado a memoria ed è la T. Vediamo, c'è una lettera incisa. Vedete come sono diverse T. Perché è importante questa cosa qui? Perché avendo la pistola un carrello specifico che ha una sua dimensione e delle sue caratteristiche, deve andare a mitigare questa cosa da una parte, quindi inglobare queste zone, e nello stesso tempo deve andare ad adattarsi perfettamente al mirino. Ci sono dei piedini che contengono il rinculo, e questo ci servirà. Si fa in questo modo, vedete, qui abbiamo i due alloggiamenti per le torrette e poi si monta sopra l'ottica.
Eccolo qui, sistemato e pronto a giocare. Cosa dobbiamo verificare riguardo quest'ottica in particolare? C'è una cosa che voglio verificare insieme a voi. Ve lo faccio vedere qui. Avendo quest'ottica un coperchietto abbastanza generoso, dobbiamo controllare che non dia fastidio all'attuale sistema di mira. Non lo fa. Vedete come non lo fa nel mio caso? Ecco qui. Poteva succedere che la vostra pistola aveva un sistema di mira che non permetteva la chiusura. Vabbè, ora è tutto staccato, ma non permetteva la chiusura. Invece noi non avremo questo problema. Se quella occorrenza dovesse capitare, il consiglio è quello di rimuovere la mira a coda di rondine o di inventarsi qualcosa in base alla propria pistola. Però ho visto che su Glock il problema non si pone, su APX non si pone, non dovrebbe porsi nemmeno sulle altre pistole che conosco. Non so se effettivamente è un problema che potrete incontrare così facilmente. E adesso ragazzi, prenderei le viti che ci offre Olight. Dove sono? Ecco, uso la pinza perché non ho le unghie, non riesco a tirarle fuori dalla spugnetta. So che la mia APX prende viti da 3,5 e queste dovrebbero essere ok. Attenzione che l'impronta qui è una Torx, quindi cerchiamo di capire quale Torx è. Ok, T10, uso un cacciavite per iniziare un po' la corsa, però mi prendo una pinzetta, ma proprio per farvi vedere, tanto alla fine si tratta di avvitare una vite. Non so quanto sia così affascinante l'argomento, però dai, almeno si vede meglio in questo modo qui. Non è necessario tutta questa questa filosofia, Fatti due, ecco, lasciata la vite qui, faccio un giro 2 e basta. Monto l'altra, ecco l'altra, la lascio in posizione, tiro via, ok. Allora, con il cacciavite non faccio tanto sforzo, però faccio un po' avanti e un po' indietro, ok? Come se volessi saggiare un po' la filettatura. Questo mi consentirà di avere una lettura più, diciamo, autentica della coppia. Avrei dovuto anche pulire l'interno delle filettature, ok? Questo si deve fare. Sono pigro e non l'ho fatto, però una cosa corretta era pulire le filettature all'interno. Vabbè, è andata così. T10 per noi, ce l'ho da 4 mm, quindi uso un adattatore, lo sistemo così e adesso vado a regolare, vediamo se si vede, ve lo faccio vedere di qua, vado a regolare il mio cacciavitone. Allora, la prima cosa che devo vedere è di nuovo libre pollici. Questo è importante. La lettura la lascio in live, le unità di misura, vedete come cambiano? Io ve lo faccio vedere al volo, poi ne parleremo di questo strumento. A noi interessa libre pollici. Devo sistemare la coppia di serraggio che è 15 per questo tipo di ottiche. Ok, Olight non lo dice, non lo scrive nel manuale, non mi pare proprio di averlo trovato, quindi mi comporterò come da standard. Inserisco ben dritto il mio cacciavitone, giro un pochino e faccio lo stesso dall'altra parte. Non serrate sempre tutta una lato e poi l'altro no, ok? È arrivata. Per me è arrivata. Siamo arrivati, perfetto. Abbiamo completato il montaggio dell'ottica. Ora non ci resta che dare un'occhiata e vedere un po' come funziona con lo scarrellamento. Questi video ragazzi sono un po' lunghi perché mi piace fare le cose con calma e farle con voi. Non vogliono essere dei video tutorial o dei video... Ecco, vedete come posso anche usarla tranquillamente per scarrellare. Ovviamente l'ho sporcata,
Ma va bene, nella vita dell'ottica ci sta, ne subirà di cose questa piccoletta già da domenica e provo ad accenderla e già la vedo un sacco interessante. Mi piace molto, si è adattata alle luci dello studio, quindi vedo un punto rosso molto delicato. Ok, vediamo la basetta della ricarica come va. Perfettamente, e via così. Guarderemo la regolazione poi in poligono. Ci sono ovviamente, ed è qui presente il kit, il cacciavitino, l'alzo che si regola in questo modo. Sentite anche il click. Quindi una regolazione molto precisa e anche in deriva posso tranquillamente regolarla in questo modo. Va bene ragazzi, l'ottica è sistemata, siamo pronti per andarla a testare in poligono. La misureremo lì, vedremo come se la cava e se volessi montarla su uno shotgun o su una carabina. Prendiamo la carabina che ce l'ho qui proprio vicino, ma giusto per parlarne velocemente, uno e due li togliamo, fissiamo in questo modo la carabina al lavoro. Cerchiamo di tenere pulito, questo me lo devo ripetere continuamente, quindi lo ripeterò anche a voi. Ho bisogno dell'adattatore. Ora non la monto perché su questa carabina monteremo anche un red dot, ok? Ovviamente va così. Lo monto qui, abbiamo una Torx sempre da 10, inserisco il cacciavitino e chiudo sulla slitta. Picatinny. Eccola qui. Poi con le sue viti vado a bloccare l'ottica in questa posizione. Dunque, non ci resta che aspettare il poligono per capire un po' come si comporta. La azzereremo ovviamente e faremo un po' di test. Vediamo come se la cava dopo qualche sparo, se tiene lo zero su un calibro 9. Se riusciamo, lo proviamo anche sulla carabina 223 e quasi certamente anche sul calibro 12 sul fucile a pompa. Diciamo che se tiene lo zero sul fucile a pompa, siamo sicuri che va tutto bene. Bene, intanto è stato un piacere passare un po' di tempo con voi e divertirci qui insieme nel nuovo studio di Backpacko. E questo è quello che faremo, ci divertiremo a smaneggiare le cose, a fare delle modifiche, a sistemare quello che ci piace e a provarlo poi ovviamente in poligono. Ci vediamo prossimamente con l'unboxing e la recensione, beh, la recensione, beh, l'analisi, diciamo, di quello che è della mia nuova carabina dell'MP15 di Smith & Wesson. Se vi piacciono questi argomenti, se vi piacciono questi attrezzini, li trovate tutti su Backpacko nella sezione Range Pacco. Vabbè, non c'è ancora proprio tutto, sto testando le cose per essere sicuro che si meritano il posto su Backpacko. Alla prossima ragazzi, lasciate un bel mi piace qui sotto, ci vediamo su YouTube e su tutti gli altri social.